Eccoci e bentornati sul mio canale. Ragazzi, ho sbloccato la prima arma leggendaria. Avete capito bene? Ho finalmente la prima arma leggendaria. Mamma mia, ragazzi, non sto più nella pelle. Ho sbloccato la prima arma leggendaria. Dove va questo? Dove vai? Vediamo se lo riusciamo ad ammazzare con la granata, eh? Vediamo se lo riusciamo a ammazzare con la granata. Tanto secondo me ci ammazza. Secondo me ci ammazza. E te pareva. Cioè, dove cacchio stava che non sei riuscita ad ammazzarlo. Allora, praticamente ho sbloccato, penso con le missioni team, perché non me lo sono trovato dopo il completamento delle missioni team, che sono arrivato a livello 22, se non ho visto male, l'FHR40 versione Avok. Praticamente è un'arma leggendaria, quindi finalmente muori. Abbiamo un'arma leggendaria, la prima arma leggendaria che ho trovato, che ho sbloccato sulla beta di Call of Duty Modern Warfare. Adesso muori. Il mio obiettivo è cercare di andare a prendermi una epica. Ok, con che gila molto bene, eh. Quest'arma, per chi praticamente è la prima volta che la vede oppure non l'ha ancora utilizzata, è proprio l'antitesi in tutto e per tutto del P90. È proprio il P90 in tutti i sensi, veramente lei, stesso rinculo, stesso stile, stessa modalità di ricarica. Allora, perché è importante quest'arma leggendaria? Perché ha l'accessorio della carica nucleare. Avete capito bene? Quando praticamente uccido, adesso vediamo un po' se riesco a fare un'uccisione, ve lo faccio vedere. Al centro apparirà il simbolo della nuclear. Non sempre comunque, aspetta, mo vedo un po' di farne un'altra e ve lo faccio vedere. Prima era apparsa che diceva mi mancano 20 uccisioni, se non ho visto male. E praticamente con quest'arma io potrei andare, eccolo, vedi, nuke streak kill. E praticamente io con quest'arma potrei andare a fare la carica nucleare, quindi la nuclear, con 25 uccisioni di fila. Perché è importante l'arma leggendaria? Perché soltanto alcune armi leggendarie, soltanto alcune armi epiche ci daranno la possibilità di fare la nuclear. Con nessun'altra arma comune, oppure le altre che non mi viene mai in mente il nome, si può fare. Oh, vabbè, ma questo non è morto. Cioè, regà, solo con le leggendarie e con le epiche si possono fare queste cose qui. E praticamente che cosa ha rispetto alla versione normale di questa mitraglietta? Praticamente ha 13 punti in più di precisione. Fatemi sapere se qui sotto nei commenti volete una serie dove vi porto tutte le varie armi, tutte le varie versioni che praticamente sblocco o sbloccherò all'interno della beta di Call of Duty Infinite Warfare, e poi la potremo riprendere all'interno ovviamente del gioco completo, perché secondo me sarebbe un'idea molto carina, perché su Call of Duty Advanced Warfare, se ben vi ricordate, avevo portato proprio una serie bellissima esclusiva dove vi facevo vedere tutte le armi che trovavo all'interno del gioco, tutte le varie versioni, e vi dicevo le novità, i cambiamenti, i punti forti, i punti deboli e le varie... perché quello non è morto? E le varie classi da utilizzare per... oh, headshot con l'arma leggendaria. Oh, aspetta, dove vai? Morto, vedi, nuke streak 25 per fare... non riesco a leggerlo bene perché va troppo veloce. Cacchio, sto a Napoli io. Dove vado? E mamma mia, la cosa... vabbè. La cosa rognosa di quest'arma, a parte che la sto utilizzando solo con calcio, quindi ancora ci devo mettere tanti accessori, devo ancora livellarla, non mi voglio niente, la devo ancora livellare, è che purtroppo c'ha un rinculo della Madonna. Cioè il P90, me lo ricordo ad esempio su COD 4, ma non c'aveva di certo sto rinculo incredibile. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo di prenderci la mano. Comunque intanto abbiamo un'arma leggendaria. A proposito, tanti di voi mi hanno detto quanti salvage point servono per fare un'arma leggendaria. Allora, se non ricordo male, abbiamo 200
per fare il potenziamento comune, 5,40 salvage point per il potenziamento successivo. Per fare un'arma leggendaria, almeno ho visto sull'NV4, se non ricordo male, è 1600 salvage point, quindi veramente tanta e tanta roba. Considerate poi che tanti salvage point poi li potremo prendere. Li potremo prendere grazie al discorso. Oh, che cacchio! Grazie al discorso dell'apertura dei supply drop, perché all'interno dei supply drop potremmo trovare anche questo. Muore. Oh, oh, no, ma non mi ha dato la... Cioè, dai, ma ho premuto centrale, non mi ha dato il pugno. Cioè, non lo so, vabbè. È andata così. 90-78, comunque 100-78, perfetto, l'abbiamo vinta. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una serie che potremo iniziare adesso sulla beta e riprendere all'interno di Call of Duty Infinite Warfare, gioco completo il 4 di novembre. Fatemi sapere se voi avete trovato un'arma leggendaria e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.